ai suoi tifosi. Questo non è amore, è incredibile. Dai, basta. Sono contento per loro. Ragazzi, mi dispiace, ma non c'è. Dai, c'è luce qua, c'è luce, c'è male. Sì, dai, ci sei. Dov'è che la Roma ha vinto il campionato, Lidom? Dov'è che questa Roma, stando sempre in testa, pur perdendo con la Juventus, dov'è che la squadra è uscita fuori e ha dimostrato di valere, di poter conquistare il titolo italiano? Ma come importanza quando ha vinto la partita a Pisa, come più la domenica scorsa dopo la vittoria contro Avellino, che ho cominciato a credere anch'io. È più facile vincere un campionato da giocatore o da allenatore nel campionato italiano? Lei ne ha vinto, siamo un allenatore che come giocatore. Non è facile, fino a che c'è la Juventus non è facile in nessun campo, però come giocatore è molto più facile. Per quanto riguarda questo scudetto, lei aveva un pessimismo proprio ad oltranza, era perché ha avuto delle critiche, ha avuto delle brutte esperienze in passato, oppure credeva davvero che questa Juventus potesse avvicinarsi e andare allo spareggio magari? La Juventus non si dà mai per vinto, infatti ha dimostrato fino alla fine di essere forte. Questo scudetto in anticipo di una giornata rispetto alla fine del campionato ci consente e consente a tutti i tifosi romanisti di uscire da un incubo, di allontanare un incubo e di uscire dalla prigionia del sogno. È una conquista che ci riempie di gioia perché riteniamo di averlo vinto in un campionato estremamente regolare ed estremamente esaltante. Di Bartolomei, un'invasione, un successo, un'apoteosi. Io penso che tu debba tirare le somme di questo scudetto. Ma le somme sono che la Roma in 3-4 campionati è la squadra che è stata più in testa di tutti quanti. La squadra che ha espresso in 3 campionati il miglior gioco, ha colto lo scudetto forse nel suo anno migliore, quando c'è stata una sintesi un po' di tutte le cose. Ovviamente c'è grande entusiasmo per una città che arriva di nuovo a questo titolo dopo 41 anni, è anche giusto. Ancelotti e Tancredi, due pilastri di questa Roma scudetto, io penso che a questo punto non posso che lasciarvi il microfono. Niente, due pilastri, siamo stati tutti pilastri perché il fatto che siamo riusciti a vincere un campionato così avvincente contro squadre così forti è la dimostrazione del fatto che siamo stati veramente più forti sotto tutti i punti di vista. D'altronde il fatto di essere stati in testa dalla prima all'ultima giornata non può che dimostrare questo. Sono il numero uno di una squadra, della squadra più forte d'Italia, quello che ha espresso il miglior gioco qui nel campionato nostro. Un campionato difficile, lungo, estenuante, però la Roma è stata la prima della classe, ma non ha vinto il singolo, bensì ha vinto l'equipe, dal presidente all'ultimo tifoso. Cos'hai in mente? Cosa ricordi? Flashback? Penso che qualsiasi atleta quando vince uno scudetto, un titolo italiano, ha dei ricordi immediati in mente. Il tuo, immediato, il più bello? No, infatti mi hanno fatto piacere tutte quelle sgruppate che mi sono fatto, chilometri ne ho fatti tanti, sono stato ripagato alla grande, direi. Roberto Bruzzo, campione d'Italia a Genova, un gran bel gol, contestato all'inizio del campionato, hai perso la classifica cannonieri, ma penso che hai trovato un grande scudetto, no Roberto? Era l'obiettivo di tutti, arrivare al titolo. Ho avuto delle disavventure nel finale del campionato, negli ultimi 2 mesi ho fatto 3 partite in tutto, ho fatto finora 11 gol e sicuramente
potevo fare qualcuno di più. Credo di aver disputato uno dei migliori campionati della mia vita e in più è arrivato lo scudetto che aspettavamo da noi da 5 anni, tifosi da 40. Senti Falcao, ti ripaga questo scudetto da Roma le delusioni, diciamole pure così, del titolo mondiale perso in Spagna? Ma io ho detto già diverse volte che quello che si perde non si riesce più a prendersi, non si riesce più a vincere. E questo scudetto della Roma è una cosa grandissima per me e per tutti. E per il mondiale è stato perso, non parla più nessuno, per fortuna. Senti, questo scudetto dicono targato Lidom e targato Falcao. Tu sicuramente girerai tutto il merito ai compagni, ma sin dal Brasile in tutto il mondo questo è il campionato della Roma e il campionato di Falcao. Secondo te questa è stata la migliore Roma da quando sei in Italia? Ma io direi è stata la migliore Roma perché c'è stato prima 2 anni in cui gli altri giocatori hanno fatto del meglio. Allora io vorrei in questo momento pure dedicare e dire che la vittoria pure di quella gente che nel primo anno erano con me qui, tanta gente, non vorrei dimenticare qualcuno, però come Turoni, Scanecchia, Santarini, quella gente che con noi hanno costruito questa squadra. Il merito non è di questa squadra, il merito è del campionato di 80-81 e 82-83, che siamo con 2 campionati giocati bene, senza vincere lo scudetto, abbiamo preso l'esperienza e senz'altro quei giocatori contano, secondo me, quasi le stesse cose contano questi che hanno vinto lo scudetto.